Costruiamo insieme dei lampioni che si accendono al nostro passaggio attraverso il sensore Skulk, fatto sia in Minecraft Java Edition che in Minecraft Bedrock Edition. I saluti a fine video. La volta scorsa abbiamo creato dei lampioni che seguivano l'accensione non appena il nostro personaggio passava vicino ad essi. L'abbiamo fatto con i command block. Adesso con lo Skulk Sensor andiamo a ricreare la stessa situazione. E lo facciamo sia per Minecraft Java Edition che Minecraft Bedrock Edition. Quindi la costruzione che vedrai ricostruita potrà essere fatta sia in Minecraft Java Edition che Minecraft Bedrock Edition. Iniziamo. Andiamo a costruire prima il nostro lampione. Proviamo a costruirne due uguali a questo che, come vedete, se io mi avvicino si accende in automatico. Allora, abbiamo messo dei pistoni, ma puoi utilizzare un qualunque blocco. Andiamo a mettere intorno a questo blocco, per esempio, delle bodole, tiriamole su, vado a farlo anche per quest'altro, 3 e 4. Poi ho preso un muro, vado su di 2, 1 e 2, poi una staccionata in questo modo, 1, 2, mi sposto sulla destra, ops, un altro, e qui andiamo poi a mettere la nostra lampada di redstone. Poi andiamo a circondare la nostra lampada con, per esempio, delle bodole, in questo caso di mangrovia. Credo di averne messa anche una qua in basso, infatti, così di qua è già chiuso. Ok, ora andiamo a mettere e poi a nascondere il sensore Skulk. Andiamo con il sensore Skulk, che ti ricordo, questa costruzione che stai vedendo può essere sviluppata anche in Minecraft Bedrock Edition. Adesso stiamo ovviamente in Minecraft Java Edition. Ok, cosa succede, cosa c'ha di differente questi due lampioni rispetto al primo? Ok, guardate un po', io mi avvicino. Questo, diciamo, si accorge del nostro passaggio, ma c'è una differenza fondamentale. In questo caso, il nostro sensore è stato affogato con un secchio d'acqua. In questo caso, andiamo a guadagnare la silenziosità del tutto. Andiamo a metterci in time set midnight, ok? E andiamo poi, ci mettiamo in terza persona. Oh, la skin di Steve, e come vedete funziona alla perfezione. Provo a girarmi, vediamo un po'. Ops, ops, e poi si spenge quando ci allontaniamo. Ok, sta funzionando alla perfezione. Prima dei saluti ti ricordo che in descrizione trovi il link di download delle nostre mappe Minecraft Bedrock completamente gratuite su Venezia e su Pitagora, e trovi anche il link per agganciarti al nostro server Discord e al nostro server Minecraft, che è sia Bedrock che Java, attraverso i quali abbiamo già avviato contest di costruzione e giveaway come quelli che realizzo per le scuole italiane. Poi, se non già fatto, iscriviti e fai iscrivere soprattutto i tuoi amici al server Discord e qui sul canale YouTube. Detto questo, commenta e metti mi piace al video, ma solo se ti è piaciuto. Infine, dai un'occhiata a queste playlist che ti suggerisco. Mentre saluto Mauro e Rommo88 dal server Discord, che mi hanno chiesto di essere salutati, e lo sto facendo in questo momento. Ciao!